Voglio la resa dei conti. Adesso voglio giustizia. Giustizia per 100 miliardi. Signora Zakanassian, siamo ancora in Europa, non siamo dei pagani. Rifiuto l'offerta in nome della città di Güllen, in nome dell'umanità. Piuttosto vivremo poveri che macchiati di sangue. Aspetterò. Le portano su dalla stazione. Per la bara vuota l'apostolo d'oro, vero? Non fa paura a nessuno. La città è dalla mia parte. Ma la mamma non scende per fare colazione? No, ha detto che resta di sopra, che è stanca. Avete una gran brava madre, figliuoli. Bisogna proprio che ve lo dica, una gran brava madre. Resti su, resti a letto e si riguardi. Vuol dire che noi faremo colazione insieme. Uova e una scatola di prosciutto americano. Ci tratteremo bene come i tempi in cui le officine posto al sole ancora prosperavano. Devi scusarmi. Ecco, non mangi con noi, Carlo. Vado alla stazione. Un operaio è ammalato e forse hanno bisogno di un rimpiazzo. Ah, no, no, no. Lavorare sulla ferrovia sotto il sole cocente non è un'occupazione per il mio figliolo, no, no. Meglio che nessuna. Beh, allora esco anch'io, papà. Anche tu? Ma guarda un po'. E dove va, se è lecito, la mia signorina figlia? All'ufficio di collocamento. Forse c'è un posto libero. Ciao. E bravi figliuoli. Bravi figliuoli. Proprio bravi figliuoli. Buongiorno, Il. Buongiorno, Bauer. Sigarette? Le solite? No, le verdi. Sono più care. Metta in conto. Perché lei, Hofbauer, e perché dobbiamo sostenerci a vicenda, eh? C'è qualcuno che suona la chitarra? Dei gangster di Sing Sing. Buongiorno. Latte, signor Hill. Latte non scremato, signor Hill. 2 litri di latte non scremato, signor Hill. Ecco qua. Latte non scremato. E burro, 200 grammi. E pane bianco, 2 filoni. 200 grammi di burro e 2 filoni di pane bianco. Ecco qua. E metta in conto. Metta in conto, Tutti per uno. È uno per tutti, eh? E cioccolata per 2 franchi e 20. Per me 4 franchi e 40. Ecco qua. Metto in conto anche queste?
Anche. La cioccolata la mangiamo qui, signorilla. Qui da lei si sta meglio, signorilla. Basta questo. Dammi un sigaro della marca del mio settimo marito. Voglio provarlo adesso che ho divorziato. Eccola là, sul balcone, mi fuma il sigaro. Sempre marche carissime, vero? Io dico che dovrebbe vergognarsi davanti a un'umanità impoverita. Oh. Non fatto male i conti. Io sono un povero peccatore, Hofbauer. E chi non lo è? Riconosco che è stata una brutta ragazzata quella che io le ho fatto. Ma quando tutti hanno rifiutato l'offerta, gli abitanti di Gulen, unanimi, nonostante la miseria, questo è stato il più bel giorno della mia vita. Buongiorno! Ma guarda un po' quanti clienti che ho stamattina, eh? Prima non c'era mai nessuno, adesso improvvisamente è diventata un'invasione. E perché siamo tutti con lei, il nostro Hill, irrevocabilmente. Irrevocabilmente, signor Hill. Irrevocabilmente. Dopotutto sei la personalità più ben voluta. In primavera sarai eletto borgomastro. Ah, sicurissimo. Sicurissimo, signorino. Sicurissimo. Una bottiglia. Tre franchi e 10. No, non di questo. Come? È quello che bevi di solito? No, cognac. Ma scusa, ma costa 20,85. Non se lo può permettere nessuno. Vabbè, dopotutto bisogna pur concedersi qualche piccolo piacere, no? qua. Vieni. E tabacco da pipa. Estero. Bobby, vestimelo da sposo. Voglio vedere com'è. Adesso c'è anche il futuro marito lassù. L'ottavo. Un bell'uomo, un attore cinematografico. Mia figlia l'ha vista che faceva il cacciatore di Frodo in un film. E io una volta l'ho visto fare il prete. Oh. Certo. Col denaro si può proprio avere tutto. Non da noi. Ecco qua, 23,80, tieni. Mettilo in conto. Senti. Io farò un'eccezione per questa settimana, ma guarda di pagarmi alla fine del mese quando riceverai il sussidio di disoccupazione, eh? Va bene. Hammersberg! Tu hai delle scarpe nuove. Scarpe nuove. Ebbene? Anche tu, Bauer, hai delle scarpe nuove. Anche voi avete delle scarpe nuove. Scarpe nuove. Io non vedo cosa ci sia di strano. Non si può tirare avanti eternamente con le scarpe vecchie.
Come avete fatto a comprare delle scarpe nuove? Le abbiamo fatte mettere in conto. Ah, sì? Le abbiamo fatte mettere in conto, signorina. Le avete fatte mettere in conto, vero? Mm. Anche con me le avete fatto mettere in conto. Latte migliore, pane migliore, sigarette migliori. E come avete fatto ad avere credito nei negozi così tutto d'un tratto? Anche da te abbiamo credito. Ah sì? Con che cosa volete pagare? Con che cosa volete pagare? Con che cosa volete pagare? Con che cosa? Con che cosa volete pagare? Con che cosa? Con che cosa? Con che cosa? Con che cosa? Pantera nera, tesoro, soffiava, una grande gattina cattiva dagli occhioni lucenti. Che desidera il? Si sieda. Lei treme? Io chiedo l'arresto di Claire Zaccamassia. Curioso, veramente curioso. Lo richiedo nella mia qualità di futuro borgomastro. L'elezione non ha ancora avuto luogo. Arresti immediatamente quella signora. Cioè, lei vuole sporgere denunzia contro la signora. Se poi verrà arrestata, aspetta la polizia a decidere. Ha commesso qualche delitto? Sta istigando gli abitanti di questa città ad uccidermi, brigadiere. E io dovrei arrestare la signora così, come se niente fosse? Ma è suo dovere. Caro Hill, la cosa non è così facile come se la immagina. Consideriamo il caso spassionatamente. La signora ha fatto, alla città di Gullen, una proposta. Lei, in cambio di 100 miliardi. Ma ciò non vuol dire che la polizia abbia un motivo per agire contro la signora Zaccanassian. Istigazione all'assassinio. Mi stia a sentire, Hill. Istigazione all'assassinio ci sarebbe solo se la proposta di ucciderla fosse intesa seriamente. Chiaro, no? Sì. È chiarissimo, sì. Bene. Ora, questa proposta non può essere fatta sul serio, perché il prezzo di 100 miliardi è esagerato, lo ammetterà anche lei, no? Il che dimostra, appunto, che la proposta non era intesa sul serio. E se invece era intesa sul serio, beh, allora la polizia non può prendere sul serio la signora, perché in tal caso è pazza. Capito? Ma la proposta minaccia me, brigadiere, che la signora sia pazza o no. È logico? Non è logico. Lei non può venire minacciato da una proposta, ma solo dall'attuazione di una proposta. Mi indichi un tentativo completo di attuare questa proposta. Che so, un uomo che le punta addosso un fucile. E io arriverò in un baleno. Ma proprio questa proposta non c'è nessuno che voglia attuarla. Al contrario, la manifestazione di solidarietà della cittadinanza è stata estremamente impressionante. Anzi, devo complimentarmi con lei, ripensandoci. Io non mi sento affatto sicuro, brigadiere. Come? I miei clienti comprano latte migliore, pane migliore, sigarette migliori. Ma allora dovrebbe essere contento. Il suo negozio andrà meglio, no? Hermes Berger ha addirittura comprato del cognac, eppure non guadagna nulla da anni e vive dalla minestra gratuita. Il cognac lo proverò questa sera. Sono invitato da Hermes Berger. Tutti portano scarpe nuove. Non vedo che cosa abbia contro le scarpe nuove. Anch'io porto scarpe nuove, dopo tutto. Anche lei? Vede? E cosa fa? Beve birra straniera, lei? È ottima. Ma prima beveva quella locale. Era pessima. Sente questa musica? Ebbene? È una radio. Dagolzer qui accanto. Dovrebbe tenere la finestra chiusa. Come fa a comprarsi una radio? Ma questi sono affari suoi. Ah sì? E lei, brigadiere, con che cosa intende pagare la sua birra straniera e le sue scarpe nuove? Questi sono affari miei.